Come stai, Super. Super Fabio? Io bene, Super Seba, tu hai Ma cambiato di... cosa? Certo, guarda stasera chi c'è? Ma scusami, ma questi cappelli te li regalano o li compri da solo? No, me li regalano. Anche se ti Ah, dico, no, me li sarei comprati anche da no, solo. anche Te lo perché dico. sennò... In comune con... Cioè, quindi continui ad avere una grande personalità per metterti con questi cappelli. No, non si molla un cazzo, lo sai fino in fondo, io vado avanti. Seba, mi metto gli occhiali perché così Bravo, così, mi vedi più bello così? ti Mi vedi vedo più più bello. bello? E anche più magro ti vedo, super. Oh, tu stai scherzando, non mi vedi asciutto? No, Guarda. di asciutto non c'è niente, mi sa. Guarda, invece guarda, ti dico che ti stupirò. Super Seba, io ho visto un paio di foto tue che di bello, bello messo No, ma forte. guarda che è 15 giorni che faccio una dieta, ho già perso 8 kg. Ma dove l'hai perso? Stai scherzando? Guarda, mi sono tutto... Ma Infatti... no, vabbè, diciamo che la barba ce l'hai sempre. È la barba che è un problema. No, La ma barba, ma. guarda, ti giuro che guarda, ti manderò una foto, vedrai che ti stupirò. Ma io mi ricordo che basette ti facevi. La basetta era importante. Sai che ce l'avevo qua, avevo detto basta perché sennò è un Ma disastro. no, adesso invece, adesso vedo sì, vedo una cosa un po' Normale, più normale, lineare, normale, più normale. precisa, stai Oh, bene. ti rendi conto che mi hanno fatto il coro sui miei capelli, ma se si ricordavano dei tuoi capelli a Parma, quelli lunghi, tutti belli lisci, tutti quelli... Ah, sicuramente altro che No. coro di maggiore, eh? Qua ormai stiamo andando, cioè, a Napoli diciamo Se... stanno allascannando poco, però C'è la pista manteniamo, d'aeroporto, manteniamo, no, è è puro laterale, mentirine. laterale, però manteniamo. Ascolta, ma ho letto una notizia, ma è vera sta cosa o no del club? Club. No, c'è scritto la notizia, il club sta fallendo. Il mio vecchio club. Il tuo vecchio club. È fallito, dove praticamente il club che sono arrivato qua in Cina è fallito, sì, perché hanno avuto problemi con il grande capo che purtroppo è andato in galera, però poi dopo la società, mamma mia, come sei magro, sei Materazzi. Materazzi, Guarda, dai. ma sai perché? No, ma perché è Marco che mi ha fatto fare questa dieta qua. Fabio, ti giuro che guarda, pubblicherò una foto, ti No, stupirò. vabbè, l'importante è che ti senti bene, perché poi alla fine non è che uno la dieta, uno deve fare una corretta alimentazione. Ma No, ma comunque io guarda, dimmi, vai, massacrami, vai, massacrami, vai. no, no, ti stavo dicendo che purtroppo è fallita perché doveva subentrare una società nuova, non è riuscita a subentrare, poi la crisi e purtroppo è fallita. No, la società dove sto adesso è un'altra, è un'altra. Bene. Bene, bene. Ma là siete venuti fuori dal virus, sì? Sì, qui ormai la situazione è sotto controllo, non ci sono casi e forse a fine mese apriranno anche le frontiere, quindi la Ah, gente buono. potrà. Beh, sì, ma è giusto, è giusto. Ma tu dove sei adesso, Super Seba? Io sono a Nizza? Nizza, Fabietto, sono a Nizza. Nizza. Sono tornato da fare un torneo, tra l'altro, con Marco a Mosca. Era iniziato il confinamento, quindi ero a casa qua. Ho detto inutile che torno in Italia, e quindi sono rimasto. No, ma qua abbiamo la bella. Qua sembra, lo sai, io sono un po' napoletano. Qua sembra un po' Napoli, sembra un po' casa tua. La vista è uguale a casa tua, qua, senza entrare nei particolari. Andallargamo, Vagliano, Sta calmo, eh? Ma sta Vagliano, calmo. guarda benissimo, Vagliano. Vedi il mare, vedi il mare. Mi sta a vedere il mare. Vedo il mare, vedo il Beh, mare. Seba, Ma... vai a vedere ogni tanto le partite del Nizza, no? A Nizza sono andato un po', mi sono visto un po' di volte con Patrick Vieira, con Pat, il nostro... È rimasto, sai che l'hanno confermato, alla fine è arrivato in campionato chiuso in Francia, è arrivato in Europa adesso, lui. No, E quindi Pat. l'hanno confermato, insomma. Stava parte ragazzo intelligente.
Patrick, no, sì, Patrick, dai, bravo, bravo. Ragazzi. Abbiamo conosciuto di peggio, Ah, o no? questo, oh, mamma mia, mamma mia. Guarda Mamma che, mia. sai che proprio ieri Marzio Amoroso mi ha mandato un video di una partita che giocammo a Parma e che venne, tu eri al Verona, venne espulso il primo portiere e tu entrassi. Col Verona è stata la mia prima partita con l'Elas. E tu Sì, entrasti sì, sì. proprio ieri me l'ha mandata Marzio, adesso te la faccio Ma mandare. C'è era. pure Oh, c'è. Michel Salgado. Michel Oh, Salgado. Salgado, Salgado, grande. Adesso ci vediamo solo con le leggende in giro per il mondo con Salgado, quindi ci incrociamo da lontano. Lo so, lo so, lo so. E quindi che ti stavo dicendo? No, mi stai dicendo dell'esordio mio con l'Elas Verona, che Dell'esordio, sì. praticamente perdevamo 3-0 Sì. e espulso Battistini, entro io e poi da lì ho giocato l'altra e non sono più uscito. Poi dopo sei arrivato da noi e ti sei divertito Poi un po'. ho rifatto l'Inter, poi sono venuto a trovarti, sono venuto perché ho detto Fabio, fammi vincere qualcosa. Tu mi hai detto, guarda, Seba, vinciamo la Coppa Italia. Oh, guarda, guarda, aspetta. Non ti muovere, Seba, che qua è il maestro. Ah. Bravo, bravo. Bravo, Vedi? bravo. Tienila là. Lasciala lì, Seba. Tranquilla. È lì appoggiata, non si muove, tranquilla. È l'unica che ho, secondo te si muove, non si muoverà. Seba, ma adesso cosa vuoi Ah, fare? Fabietto. Cosa voglio fare? Allora, io ho creato un'accademia, una scuola calcio portieri. Dovevamo partire quest'estate, soltanto che con i casini ho posticipato all'estate prossimo. Però il progetto è tutto pronto, tutto apparecchiato. Sai, voglio insegnare, voglio trasmettere la passione del portiere ai ragazzi giovani che spesso vogliono fare il canavaro, vogliono fare l'attaccante, vogliono fare, però da giovani no, non è che hanno voglia di fare il portiere, invece li voglio far Cioè, capire quanto è aspetta, bello il nostro ruolo. il problema non è fare il portiere, perché per fare il portiere deve essere un diverso, cioè voi siete diversi, cioè tutti vogliono giocare Siamo avanti, diversi. vogliono divertire, voi ve ne andate in porta a farvi. Fa Cioè. Fabietto, sai, è devastante perché, beh, tu lo sai, perché io penso che oltre noi abbiamo giocato con te, che sei probabilmente il più grande difensore, insomma, della tua generazione e anche qualcosa in più sicuramente. Ma dall'altra parte tu hai giocato con grandi, grandi portieri. Sai quanto fa comodo in certe situazioni avere uno dietro che dice ti risolvi una situazione che pensavi persa. Certo. E questo per noi, ti dico, ci dà uno stimolo, una soddisfazione immensa. No, ma voi sicuramente per questo ti dico, non è che devi trovare dei ragazzi e li devi, cioè devi trovare dei ragazzi diversi che nel senso hanno un concetto del calcio diverso e metterli in porta. Cioè, a casa mia uno Sì, si no, metteva il sì. più scarso, si metteva in porta. Cioè. O il più scarso o il più grasso, giusto? No, 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 quello che è più scarso, perché guarda, io avevo un paio di amici belli pienotti, ma andavano con qualità. Cioè, tu mi stai dicendo, non avevano tutti il fisico da Bennarivo, che Bennarivo ha quasi 60 anni adesso, lo vedo, è più tirato di sempre. Antonio, non mangiava all'epoca, ma mangiava solo quando sparavamo le cazzate con Stanicio. Ma una cosa, l'ho visto pochi giorni fa lì, ci siamo sentiti, ma è più tirato di prima. Ma Sì, cosa sì, fa? sì. Ah. Io chiamavo Mowgli. No, Mowgli, sì. cioè, fisicamente. No, oh, fisicamente il colore, perché lui estate, inverno era nero. C'aveva una bronzatura unica lui, eh. Sì, ma beh, lui, sai, lui era, come arrivava un po' di sole, arrivava e si metteva fuori. Eccoci qua. Oh, qua mi stanno infamando tutti i portieri che ti seguono, che mi stanno infamando tutti quanti, che meglio fare Perché? il portiere che il difensore, mi ha detto uno. Mamma mia.
Sei poi, no, ma è bello, è bello. Sai che ho fatto una compilation in questi giorni un po' del periodo mio a Parma. Vabbè, oltre il fatto che abbiamo vinto un trofeo insieme, per me questo vuol dire tanto. Ma tante di quelle parate, dopo che mi veniva dalla pacca sulla spalla, cosa ti dico? Sono delle immagini che sono così tu belle, fravissimo. considerando dopo, hai capito, le carriere nostre. Poi ovviamente quello che sei diventato dopo. Sì, no, vabbè, ma io comunque sono stato anche fortunato perché ho avuto sempre dei portieri di un certo livello. A Sì. parte te, dopo ho sempre avuto portieri forti, quindi Bravo, bravo, bravo. no, però Super Seba, cioè, alla fine tu hai giocato poco in nazionale, hai fatto, mi ricordo, pochissimo, però. Ho fatto 4 anni, Fabio. Il problema che lo sai bene, che Sì, quando vabbè, ma c'è un avevi pure dei portieri, e come, non so, all'epoca i Abbiati, che era in nazionale, giocava mai, oppure Peruzzi, perché c'era Gigi. Comunque voi avevate anche davanti dei portieri Sì, però diversi. Fabio, se ben ti ricordi, la mia carriera in Italia comunque è stata importante e io ho ricevuto una considerazione in Italia. Praticamente in Italia ero considerato all'altezza di Gigi, all'altezza di Giulio Cesare, all'altezza di Dida. Io ero considerato come questi grandi portieri Certo. è quello che mi dispiace, se c'è qualcosa che mi dispiace nella mia carriera, non avermi potuto esprimere a livello internazionale, perché Lo dico, ero. so, però Seba, avevi davanti, avevi comunque gente che aveva vinto dei mondiali, degli europei, quindi era complicato. Però beh, questo Ma te lo dico. era dopo Barthez, Fabio, Sì, però già c'era quell'altro, come si chiamava, che eh? Coupé, no, comunque. Coupé, poi Coupé siamo grandi amici, c'è grande rispetto, però cioè, alla fine sai cos'è? Che purtroppo io sono arrivato nella generazione della Francia che stava praticamente cambiando, stava finendo questa generazione mondiale europeo così, stava arrivando alla fine. Io sono arrivato nel mezzo che c'era un po' di confusione. Hai capito? E No, però io quindi. dicevo che comunque, nonostante, ecco, tu avessi giocato poco in nazionale, comunque la tua carriera ti sei tolto delle belle soddisfazioni. Comunque hai Sì. giocato in belle squadre. Ma E io questo. ho giocato in belle squadre e io ho giocato, posso dire che ho giocato con i più grandi giocatori del mondo. Tu Ma vai a certo, vedere in una squadra. dopo che hai giocato con me, già potevi chiudere, potevi andare a casa, che dici? Bravissimo, infatti ci ho pensato, ho detto adesso ho giocato con Fabio, mi ritiro, a 20 anni mi ritiro, è finito. Ma È così, però guarda, Fabietto, è abbiamo così. giocato alla fine. Io penso che la cosa bella è che erano le risate che ci facevamo, al di là delle vittorie, che poi è stata. Però era le risate che ci facevamo, che era Ma molto io guarda, divertente. avevamo un gruppo, anche se lì a Parma, ti ricordi la stagione nostra è stata un po' complicata perché ci siamo salvati a 3 giornate della fine. Nonostante tutto, vinciamo la Coppa Italia, ma era anche nei momenti difficili, era sempre un piacere venire allo spogliatoio a sparare due cagate, ridere, prendere in giro tutti, perché te, guarda, devo dire che era un fenomeno a prendere in giro tutti. Eh? No, quando mai, dai. No, quando mai, niente di meno. Oh Fabio, ma io c'ho ancora quella la tua statuina. Ti ho detto, sono andato da quelli che le fanno. Ti ricordi che a Parma ricevevamo io e te tutte le settimane dal Giappone dei Certo, personaggi? io ce l'ho tutti a casa. Io uguale, guarda, ti devo dire, sto rifacendo una stanza per Io devi questo. sapere che c'ho una ragazza che si chiama Rieko. Te la ricordi quella giapponesina Sì. che veniva a che è venuta a Napoli? No, iniziò a Parma, poi dopo mi ha A Parma. seguito all'Inter, mi ha seguito a Torino, mi ha seguito a Madrid, mi ha seguito a Dubai, Che ti ha mi ha seguito. sopportato sempre praticamente. Cioè, lei viene, praticamente viene, sarà sicuramente seguendo, perché anche se è tardi, lei sembra che, hai capito, come vado in diretta, arriva Rieko. E lei ancora poi continua a portarmi i pupazzetti, continua a portarmi i biscotti giapponesi, continua, Ah, grande, grande, la mamma mia. numero uno, Rieko. Mamma mia.
No, no, però io anch'io le ho tutte a casa, quindi li ho conservati praticamente tutti. Poi sai, io sono appassionato di Lupin, tutte quelle... Guarda, Fabietto, guarda. Aspetta, dove sta? Questa è la Bandai. La Bandai, quando sono andato per Oli e Benji, la Bandai mi fa, guarda, questa è per Fabietto Cannavaro. Hai capito? Sì, io ce l'ho tutti, Ma... ce l'ho, tu mi so, ti ricordi che presi tutta la serie dei cartoni animati, che presi tutta la serie? Cioè, tu eri, allora, tu eri matto di Lupin, io e Cavalier dello Zodiaco, Dragon Ball. Che Ti ricordi? cagata. Ma veramente, ah, però ti posso dire, sono momenti belli, guarda, quel fatto di rimanere un po' bambino ancora è bello, guarda. Sono contento che ce li hai tutti ancora, perché vuol dire che Sì, anche te un no, no. po' ancora. No, io non mi metto il cappello come tuo, però comunque c'è. No, diciamo che nonostante i tuoi 56 anni ancora con i pupazzi, insomma, è Sì, bello. riesco che ancora ai pupazzi arrivano, i pupazzi arrivano, Seba. Fabio, dimmi sta cosa, guarda, che poi alla fine, sai, quando sei andato a Madrid, non c'è più stato modo di rivedersi di persona, anche se ci sentiamo, ma quanto cazzo è stato bello di alzare 2006 quella coppa lì. Guarda, stanotte mi ha... No, no, stanotte, stamattina mi ha mandato un messaggio David Trezeguet e mi ha detto: oh, ma tu chiami solo Ah, grande. a tutti quelli che hanno vinto, quelli che perdono non li chiami. E io ho detto: no, David, come c'è? Tu hai vinto tutto quello che c'era da vincere, cioè, quindi non... no, però io so quello che ha sbagliato il rigore e va fatto vincere il mondiale. Io ho detto: vabbè, ma cacchio, David, tu ne avevi... Uno, ci cioè hai fumato una Coppa d'Europa, quindi va bene per l'amicizia, no? E comunque ti fa capire che il calcio poi ti ritrovi, ti fai, ed è Eh sì, bellissimo eh per sì. quello, capito? No, no, è bello, bello, bello. Oh, Ma voi Seba, mi stato... raccomando, non leggere, perché pure qua ci stanno un sacco. Saluta alla cugina, esatto, alla cugina. E Seba. che checca si chiama, giusto? Sì, sta girando sta checca che è diventata famosissima. No, E checca, no, ma guarda, veramente, ho visto, adesso lo so, ma mi sono fatti vabbè. i primi che ci sono cascati, guarda, bellissimi, bellissimi. Pippo ci è cascato No, proprio. no, Pippo, guarda, è così. Mamma Lasciamo mia, perdere, Seba, mamma Seba. mia. Fabietto, ma un giorno tornare in Italia a allenare? Ma guarda, io l'idea è quella, però io comunque qua alleno una società in Asia importante, è una società che comunque mi permette di giocare a certi livelli, alleno giocatori forti, punto a vincere il campionato tutti gli anni e la Champions. Mi serve per fare esperienza, mi sta servendo per comunque migliorare il mio sistema, quindi sono molto contento. Poi è normale, Seba. Un giorno uno dovrà, cioè, il mio obiettivo è quello di rientrare in Europa. Però per adesso sto bene. Ti Sto vedrei bene. bene, ti vedrei bene anche a Madrid, guarda, tra me e Ma sai chi è che non c'è, cioè, Madrid? Perché Zizou, secondo me, dopo il Madrid, secondo me, lui è predestinato per allenare la nazionale, Zizou. Che Sì, no, ne però parlano, ne ritornando parlano. alla domanda che mi hai fatto prima della Coppa del Mondo, no? Perché poi è cambiato il discorso, perché poi succede. Sono cose inaspettate, sono cose che arrivano e poi quelle cambiano la vita, capito? Perché comunque ti cambiano la vita. Però fortunatamente uno ricorda le cose positive, le cose negative, perché poi in una carriera di un calciatore ci Sì, sono. certo. No, no, ma assolutamente. Allora, ti faccio questa domanda qua, che sono, insomma, io ho vinto un po' di trofei personali, non a livello tuo, a livello soprattutto del campionato italiano. Da calciatore è stato più bello per te alzare il mondiale o alzare il pallone Oh, d'oro? Seba, mi Che uno è posso... una riconoscenza personale. No.
Ma sai, il pallone d'oro era inaspettato, quindi sai, anche il mondiale, però è un riconoscimento individuale che io non ci avrei mai pensato, figura se ti ho pensato il pallone d'oro era impensabile, sai. Ma insomma, Fabietto, Invece, hai fatto un mondiale sì, no, però io figa. dico, come c'era, è sempre stato un riconoscimento per gli attaccanti. Sì, Io poi certo. ero un difensore diverso, anche se comunque il mondiale l'avevo fatto un mondiale wow, però per me è molto più importante la Coppa del Mondo, perché comunque la Coppa del Mondo è un qualcosa che ti cambia la vita. Io lo dissi all'epoca a un altro portiere che era Iker Casillas, che io dissi: guarda, Iker, tu hai vinto tante coppe, hai vinto tante cose, però ti manca il mondiale, che è quella che ti Sì, fa questa può passare, io lo dico coronare. sempre, Sì, ti sì, fa sì, sì. passare da un giocatore forte, bravo, un campione, ad essere una leggenda. Eh Se no, questo ma dice, diceva il assolutamente. mondiale, non diceva il pallone d'oro. È normale, scemo, ma da dove è uscito questo? Uno più uno fa due, giusto? Ah, mannaggia, se non avessi vinto il pallone d'oro. Ah, cazzo, bello però. Ma ti devo dire che a vederti vincere tutti questi trofei in tutte le squadre che sei andato, cioè per uno che ha giocato con te, che ti conosce, che è amico tuo, guarda, grande, grande No, orgoglio. no, ma io so, guarda, addirittura in questi giorni ho parlato anche con Gigi Sartor, no? No, Gigi. Grande Gigi. E lui mi fa, no, no, perché io all'inizio pensavo che tu fossi un sopravvalutato, così, così, però poi dopo ci ho giocato insieme e ho capito come eri forte, poi quando sei andato fuori hai vinto, ero contento anch'io. Cioè, comunque, perché? Perché comunque abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto, quindi è normale che fosse così. Quindi io comunque ti ho sempre seguito, eh. Ti ho sempre seguito. Ma mo, Sarà meglio, sarà meglio. una curiosità, ma io non ho visto, ho visto solo delle immagini. Ma che ha detto Felipe Melo? Allora, no, allora, vuoi sapere la verità? Lui ha detto praticamente che lui non perdona e non scusa nessuno, perché ormai è passato, il danno è fatto. Ha detto che questo libro praticamente senza che nei suoi confronti o di Balotelli non avrebbe avuto successo, e quindi dice: ma sai, Fabio, ti posso dire, allora, tu lo conosci Chiello? Io lo conosco, è un ragazzo bravissimo, grande giocatore, insomma, ma io credo che sia stato No, in no, uno ma sport di squadra una io caduta non. di stile un po'. No, no, ma non mi, no, cioè io non entro nel partito, non mi interessa, perché io rido perché conosco Chiello, Bravo. conosco Felipe e ci ho giocato insieme alla Juve, quindi so, e allora per questo mi è venuto da ridere. No, però vabbè, era solo perché non No, ma avevo sentito. okay, ti posso dire, ieri Felipe avevo paura, perché avevo paura che entrasse molto di più nella polemica. Invece, guarda, ne ha parlato 20 secondi, ha detto questo, io non perdono questo, siamo passati ad altro, hai capito? No, 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 però era io e Felipe abbiamo giocato proprio alla Juve, quindi Eh sì, eh sì. Mamma mia. Ragazzi, il calcio è bello perché vedi così tanti personaggi diversi uno No. dall'altro. Cioè, ragazzi, devastante, devastante. Sai, quando lo fai a certi livelli è normale, ma anche a categorie inferiori, perché ogni Sì. categoria ha i suoi personaggi, ai suoi fenomeni, quindi ci sta, il calcio ti regala Ma l'hai visto? tante, tante gioie, quindi tante amarezze, ma anche tante gioie. Ma sai chi uno che mi sono. Adesso siamo diventati molto amici, che mi ha scritto prima, Marco Materazzi. Tu ci hai giocato insieme all'Inter, forse, no? Marco, da giocatore, gli ho detto, io da avversario, cioè, ma io. Cioè, mi stava antipatico perché vedevo che era sempre lì a menare, sempre, sai No, questo. no, no, ma no, erano gli No. altri che gli sbattevano addosso.
Sì, infatti, casualmente gli sono sbattuti addosso tutti. Erano Però quando ideali, va... dai. Sì, ma quando lo vai a scoprire fuori dal campo, ma una persona eccezionale. Marco è bravissimo, Marco anch'io l'ho sempre detto, però il problema è che lui si è creato quel personaggio e quindi alla fine la gente pensa che comunque lui sia diverso, ma questo capita, Seba, digli di non farti chiamare più, che ti chiamano in continuazione, oh, ma che c'hai? Ma chi ti sta chiamando? Ti Ma blocchi ogni nessuno. tanto? Ah, no. E Fabio, guarda che sei te, la connessione tua, Oh, la mia ti connessione è perfetta. mando, ti mando un po' di fibra ottica se vuoi, dai. Va, ma mandami la peso in Cina, qua vanno veloci i cinesi. Bravo. No, ma è Però così, ma... ce ne sono, per questo ti dico che Marco è uno di quelli, Marco è uno di quelli, sicuramente. Però, dai. Tu ne hai avute di personaggi strani. No, ma io penso, ripeto, cioè, nel calcio ci sono tanti episodi poi che uno poi dopo si porta dietro. Vedi che ti blocchi, Seba. Guarda che sei te, Fabio, anche la gente lo sta scrivendo, sei te, perché è l'orologio tuo, è troppo pesante, toglie la connessione l'orologio tuo. Zitto, scemo. io lo so tutto Seba, io. no, perché l'altro giorno parlavo proprio con Gigi, no? Gli ho ricordato dei personaggi, perché Gigi Sartori pure era un bel personaggio nello spogliatoio. Mamma mia, no, Gigi era, E ti ricordi che c'era Lilia, poi c'ero io, e poi c'era Gigi dall'altro lato. E tu sai che io ero sempre un po' girato così e parlavo sempre con Lilia, perché comunque il rapporto era diverso. A un certo punto, un giorno mi sento chiamare e mi faccio, che c'è Gigi? E lui, serio, fa, oh cazzo, ma mi sto proprio sul cazzo? E sì, ma perché Gigi? No, e tu stai girato di là, parli solo con Lilian. E io mi giro e mi faccio, vabbè, Gigi, mo parlo un quarto d'ora con te. Che cazzo ti devo dire, Gigi? mamma mia, poi guarda che Gigi quando rosicava, mamma mia. No, ma che ti sto sul cazzo, Fabio? Gigi, no, sto parlando con Lila, vieni qua, parla con noi, vieni. Ma ci sono degli aneddoti che comunque ti fanno divertire, ti fanno, capito? Però fa parte dello spogliatoio che comunque in questo periodo, Sì, con queste dirette, tanti stanno venendo fuori, divertenti, c'è pure Ciccio Colonna, Ciccio mitico Ciccio Colonna! Colonna. Ciccio, ragazzi, un guerriero, un guerriero. Ci abbiamo giocato insieme, abbiamo vinto l'Europeo con Ciccio Colonna, penso. Ah, ne Under 21? Under 21, Under Ah, 21. ma Ciccio era un bell'osso in campo, eh? Era Mamma mia. un martello, mamma mia. Ciccio era con Galante, perché eravamo tutti con Fresi, Seba Fresi dopo. C'era Toto Fresi, Galante, Ciccio Colonna. No, Colonna era la generazione prima. Noi con lui abbiamo vinto con Gigi Orlandini. Sempre semifinale contro i francesi e Ah, tra finale l'altro, una volta. No, non è quella nel settore giovanile che era finito in rissa. era quella di Montpellier. La prima noi la Montpellier. vincemmo a Montpellier contro quella di Gallas, di Lilian, di Zidane, di Sì. tutti quanti. E come vedi, casualmente l'allenatore chi era? Vabbè, l'hai detto tu, un amico tuo, che ti Ma lo devo devo dire? dire io, è un mio amico, bravo. Anche quella partita lì, mi ricordo, Diciamo io che io con Domenech ho sempre vinto, quasi, e si ero... è sempre vinto, Bravo. Ma perché poi all'Europeo lui non c'era, sfortunatamente. sai cos'è che probabilmente, sai che lui me lo disse quando io ero nell'Inter, che a me, a Dalmat, ci facevano dei problemi per andare in nazionale perché in Francia si giocava di sabato, in Italia di domenica, e noi ci facevano saltare le partite di Serie Sei bellissimo bloccato.
Seba, adesso faccio uno screenshot e te la mando, per come ti sei bloccato. Vediamo se torna Seba. Oh. Aspetta, Seba. Abbiamo perso a Seba, ragazzi. No, non è mo. Ecco di qua, Super Seba. Mi hai cambiato il cappello. No, no, no. Vabbè. Oh Fabio, tranquillo, buttami giù la connessione in faccia, non c'è problema. Tanto. No, tranquillo, Seba, non ti preoccupare, tanto No. sei libero. No, però mi Ai, 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 ai. fa piacere che con i, indossi questi cappelli, perché cioè, c'hai la testa proprio confusa. Mamma mia. Super, comunque, sì. super, super Fabio, quando, voi quando riprendete il campionato? Allora, noi, se tutto va bene, giugno. Se tutto va bene, giugno, fine giugno. Già ci stiamo allenando da un bel po' tutti quanti insieme, senza problemi. Sì, di gruppo, senza problemi, senza restrizioni, niente. Senza, tutto a posto. Quindi la maschera non c'è No, più. la maschera quando va in giro c'è. La maschera quando va in giro c'è. Quella sì. Infatti, perché non la togli adesso? Perché non la togli adesso la maschera? Duce, duce, Oh, Seba. sta cavolo. Attenzione, Seba. Oh, ma No, Paolino, però, dove è Paolino? Paolino, noi viviamo nello stesso condominio, sotto. Deve stare un po', un gradino più sotto. Fu bravo a da fare, è più giovane. Ai, 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 ai. Ma tutta la Però. famiglia è là? No, mia moglie e i ragazzi sono a Napoli, e perché non riescono a entrare perché sono bloccati il fatto che il paese è chiuso. Certo. E sì, però appena riaprono dovrebbero tornare. No, nonnismo dicono. Sono l'allenatore, sono il fratello più grande, da fu bravo. Ragazzi, mamma mia. Fabio, ma quante cose, allora, sai che con queste dirette abbiamo detto tante cose, quello che succede nello spogliatoio, ma io credo che tante cose che sono successe nello spogliatoio, che rimarranno nostre, sai, dei momenti nostri, belli, magari anche brutti, e quelli rimarranno per sempre nostri, hai capito? E Vabbè, ma questi sai, sono. lo spogliatoio è bello dal profumo, perché sai, quando entri in uno spogliatoio, gli oli dei massaggi, comunque, oppure non so, quando arrivava uno vestito male, venivano appesi i vestiti, E e di ce cui n'era, e ce n'erano, ce n'erano, ce n'erano. ce n'erano. E tu mi sa che sei stata una mia vittima pure per il tuo qualche abbigliamento particolare, pure l'hai avuto, quindi. Quando mai, quando mai, quando Ah, mai. ti sei sempre vestito bene? Ma io Mazzardo. nella peggio venivo in tutta. Infatti, quindi eri giustamente dovevi essere appeso, cioè Ah, tu mi affidi allo capì? sponsor. Fabio, te entravi nello spogliatoio, era una sfilata, cazzo. Tutte Ma le volte cacchio, ma. lì. Ma tu, la differenza è che tu ti vestivi, tu ti coprivi e io mi vestivo. Bastardo. No, scusa, scusa, posso dirne uno? Questa, ti Posso. dico, questa battuta me la so presa, rubata e venduta da Paolo Di Canio, numero uno. Ecco, vedi. Io Paolo ho fatto con Sky quando era a Sky una trasmissione con lui, ma era vestito, c'aveva all'inglese, sai, preciso, una cosa Sì. allucinante, mamma mia. Ma scusa, perché ero peggio io o peggio Junior?
No, ecco, Junior in questi giorni ha fatto un'intervista in Brasile e ha raccontato questa cosa, che quando arrivò i primi anni in Italia, il primo anno in Italia, praticamente le prime settimane ogni suo vestito erano appesi nello spogliatoio. Ma il discorso di Junior, che dopo non è che è cambiato, lui dopo se ne è fatto una ragione, No, veniva uguale. ma tu la sai, perché voi francesi, voi siete... Avete tante cose positive, però voi avete il problema del calzino bianco Sì, corto. corto, corto. Corto. Quello l'ho pagato anche, i primi anni l'ho pagato anch'io, guarda. Io l'ho raccontata già questa cosa, che i primi anni Lilian venne la prima settimana, la seconda, la terza, dopo io iniziai a tagliargli, gli dissi: guarda, gli andai a comprare 12 paia di calze, rigorosamente scure e No. alte. E quindi dissi: guarda, da oggi in poi questi sono i tuoi calzini, non metterti più le calze bianche perché sennò te li tagliamo. Mamma mia. Però sì, no? E, infatti, ma è in uno spogliatoio, per questo ti dico, ci sono tante cose e tanti aneddoti molto divertenti, No, capito? è bello, bello, bellissimo, mamma mia. Ma è Adrian, l'hai sentito Adrian? Adri, sì, ci sentiamo tutti i giorni praticamente. Adri. Che personaggio è Adri? È devastante, mamma mia, è devastante. Nella sua confusione ti devo dire che io li voglio bene perché siamo molto legati. Ma guarda, è un personaggio uguale, un personaggio. Anche lui è come te, nello spogliatoio era una sfilata. Arrivava, io lo chiamavo, arrivava Dolce Gabbana, gli dicevo. Seba, rispondi tu a sto. Cioè, questo mi ti chiede: Seba, era meglio Fabio o l'Assisi? Dai, digli qualcosa, diglielo. Digli qualcosa. No, ma il virus, queste sono le cose che fanno, capito? Se la Lo gente so, ma non guarda, sai cos'è che ridendo scherzando del virus? Sai quanti scemi quando faccio le dirette che sono stati colpiti dal virus, ma male sono stati colpiti? Cioè, non hai idea, ma non hai idea, c'è cioè, una roba. La va gente, bene. vabbè, No, fa però parte del gioco. l'Assisi pure l'Assisi, la sai, quella della macchina, no? Aspetta, a me non ho chiesto, ma Frey non era un centrale, uno ha scritto, guarda. Ma te la sai quella di l'Assisi? Te la ricordi? Io La chiedi? non c'ero. No, perché la società gli diede la macchina, no? Sì. E lui sai che andava sempre da Parma, poi dopo andava a Genova, Andiamo in certo. giro. Andava in giro, andava a casa anche lui in Francia. Giorno libero, cioè la società gli dà la macchina e lui dopo un giorno prende e parte. E se ne va in Francia. In metà strada chiama e gli dicono: guarda che la macchina non va, c'è un problema. Ma come c'è un problema? Eh sì, qua la macchina c'è un problema, ma hanno detto che... No, Sì. forse ho già capito. Forse ho già capito. No, non aveva messo la benzina. No, no, no. Ah. Seba. Io, Fabietto, ci sono, ma è la tua connessione che è veramente un disastro. No, non è la com'è la mia? Seba, cioè, la mia connessione è una connessione che sta dando grandi soddisfazioni in questo periodo di diretta. Ma infatti, se, allora il tuo telefono che ha dato tutto, perché in questo mese ha dato tutto, cioè, No, sta piangendo il mio telefono solo a vederti. un ce la fa più il tuo telefono, non ce la fa più. Lo dico io. Oh, sai che le cuffie, prima del confinamento, 2 ore duravano, adesso un quarto d'ora Ti sei sono morte bloccato le di cuffie. nuovo. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Le cuffie, queste cuffie. Sì. Prima del confinamento mi duravano un'ora, adesso un quarto d'ora sono morte. Vabbè, ma hai preso le cuffie quelle là, capito? Non 20 miglia, volevo... 20 miglia, 20 miglia. 20.000, hai preso quelle là, capito? È la connessione francese, che ti devo dire? Ma Oh. te la sei chiamata. No, veramente. No, che poi lo sai, alla fine il rapporto io con... Guarda che è stranissimo, perché io ho sempre avuto
contro la Francia, anche a livello di nazionale, no? Sempre un rapporto difficile. E poi invece con i giocatori francesi ho sempre avuto un grandissimo rapporto. Con Lilian, Bogossian, con te, Sabri Lamouchi, con Miku. Miku, c'era anche Miku. Con Pedros. Con Pedros, ti ricordi? Che ha giocato anche con, anche con Daniel Bravo, hai giocato quindi. Daniel Bravo. Fabio, figa, sei vecchio. Hai giocato con tutti questi qua. Ma pensa che ho giocato. Io ho giocato anche contro Ginola e UEA a Paris Saint Germain. Cioè, ho giocato, li ho osservati. Io. Mamma mia. Ma sono. Oh, ma aspetta, perché c'è quella famosa Coppa UEFA nel 99. Sì. Contro il Marsiglia, sì. No, però il rapporto con il calcio francese, soprattutto di nazionale, perché noi nel 2006, quando la Francia giocò contro il Portogallo e andò in finale, tutti, diciamo, non contenti, però sai, io ero quello un po' più preoccupato, perché già avevo dato Belgio-Olanda, già avevo dato nel 98, e quindi ero, dice, cazzo, se mi fanno pure sto giro è in casino. Sì. Montano, la gente mi chiede anche di Ciro Montano. Te lo ricordi? No, tu non c'eri. Ciro. Sì, sì, giovane. Ciro, come no? Ciro. Soprannominato Ciro. Ti sposta lui. Lui c'aveva colombiano, culone, no? Colombiano, ti dribblava con il culone, ti spostava e ti girava culone, perché c'aveva il gluteo. Ma quelli, chi c'era anche? Bolagno anche. Come andava il Bola? Davanti alla difesa? Ti ricordi? Davanti alla difesa era magrolino così, ma menava tutti e non passava nessuno. Un osso. Mamma mia. Babbo, il tempo passa. Fabietto. C'è per chi c'è, per me passa bene, per te malissimo, amico mio, cerca di fare qualcosa. Perché... Tranquillo, Fabietto, guarda, ti mando una foto, tranquillo, ti farò sognare, ti farò sognare. No, ma tranquillo, sai che la mia stima nei tuoi confronti è altissima, quindi non mandarmi la foto, perché sennò hai capito. Sì, tranquillo. Ti ricordi che una delle interviste che abbiamo fatto magari insieme, tu hai detto, ma Seba non è francese, è napoletano. Certo. Quindi occhio. Boh, Seba, dai, Fabietto, mi ha fatto piacere parlare con te. Anche a me, tanto. È stato bello rivederti. E ti trovo in splendida forma. Non è vero? Che asino, mamma mia. Niente, dai. Dai, cioè, Fabietto. Ti guardo, sì. Ogni tanto ti spio nelle tue dirette, perciò mi raccomando, bravo. Parla bene di me. Ma anch'io magari, e sai cos'è, quando entro nelle tue dirette, al quinto commento che ti faccio, uno magari risponde. Seba, tu devi essere, vedi perché i portieri siete strani, devi essere un attimino, ti sto dicendo che non ci vedo più da vicino. Quando mi vedi con l'occhiale, allora manda il messaggino. Ah, va E devi bene. Essere un po' veloce, sveglio. Ti ho detto No. che sei napoletano, ma mi stai mollando un attimino, No, perché io nella mia testa pensavo, perché Fabio penserà pure che sta bene con questi occhiali, nella mia ma no, testa, sto poi ho detto malissimo, no. mi servono e basta. Bravissimo, perché... Per pensare ci vuole la testa, Oh, Seba. Fabietto, questi occhiali non stai male, eh? Manco bene, però. Forse non hai capito che me l'ha mandati dall'Italia e non posso neanche andarli a fare da qualche altra parte. Quindi, anzi, ce n'ho un altro paio, ma non li posso mettere perché sono un po' più particolari. Ma più grossi non c'erano? No, è perché, sai, Seba, dicono che una volta un alunno mi ha detto: no, tu sei troppo bello per fare l'allenatore, allora io devo cercare di essere più brutto. Vabbè, guarda, quello non posso parlare. Non Va, posso mi dicono i parlare. capelli, Seba, mi dicono mi devi prendere in giro per i capelli.
Sai che Rino Gattuso mi guarda a un certo punto, eravamo a Napoli, mi fa: ma ti sei fatto il trapianto? Ancora di sto trapianto, ma che cazzo vuoi? Ancora no, io ho detto, ancora no. Aspetta, guarda qua. Guarda quanti capelli. Quanti capelli, ma il parrucchiere forse sarebbe giusto che torni adesso perché male male. Aiuto. Babbo, super Stefano. Fabietto, ti abbraccio forte, grazie mille. No, grazie a te, è stato un E piacere. poi ci sentiamo. Dai un bacio anche a Paolino che gli scriverò. Sì. Aspetta, Seba, ma tu sei mai stato a Napoli? Come no? Come no? Evidente. Stai scherzando? Napoli, Ischia, ma secondo te? E poi ti sei affacciato a Nizza, vuol dire che tale e quale a Napoli, già, a fare un Sta, bagno. sì, sta calmo, sta calmo, sta. Potete uscire a Nizza voi? Da lunedì, sì, da lunedì abbiamo Vado a fare un ricominciato. bagno. Sì, brava, brava. Guarda, non parlo della mia piscina perché sennò qualcuno dirà, se tu fate una piscina vuota ancora, quindi lasciamo fare. Siamo È vero, Seba, tu sei quello che sei tuffato nella piscina vuota. sì, Fabio, dai, smettiamo. Non cominciare anche te perché sto male da fanculo. Tanti quella gente in questi giorni che non ti È dico, c'è vero, anche. è vero. Me la racconti questa? Com'è? Cioè, è stato un atterraggio, cioè, un tuffo di testa a candela? Come l'hai fatto? No, niente, ma non è vero niente. Ci sono solo cagate inventate. Io ero a casa, sono scivolato a bordo piscine e ho sbattuto la testa per terra. Vabbè, ma quella l'hai Capito? sbattuta a testa da bambino, la tela. Questa era a 2 anni e poi è ricapitata dopo. Capito? Ma io non so, no, cioè, lì è per dire la cattiveria del giornalista che no, non ha la notizia, non sa niente, è venuto fuori sta cagata qua che io ho detto non do importanza, 20 anni dopo ancora me lo chiedono. Non male, Ciao eh? Seba, ti voglio bene, ciao amico Ciao mio. fratello mio, ciao Fabietto. Ciao, ciao. Ciao ciao ciao. Super Seba, che spettacolo. Seba, adesso possiamo hai fatto il tuffo in da piscina senza acqua. Ah, Super Seba, che spettacolo, ragazzi. Qua è notte. È notte, notte, notte. Però voglio salutare il mitico Ciccio Colonna. Ciccio, non fa il fenomeno che non rispondi, dai. Che cazzo? Oh, hai fatto il cazzo a Seba, eh? Te sei in testa di cazzo, te sei veramente il napoletano del cazzo, sei proprio Un un po' scemo, no, che tu a no, Napoli. Un po' sei un scemo, napoletano figlio non in po' scemo, gnocchia, non po' hai scemo, che a Napoli abbiamo capito? fatto È vero, infatti mi avete fatto ombra, è vero, ma tu sei proprio uno sfaccino, cioè una roba, uno sfaccino, ti hai fatto incazzare alla fine, hai visto gli occhi come sei ombra. incazzato, No, ma quando, ma no? sei un Dimmi, dimmi. grande, sei un grande. Ma poi, ma comunque non è vero, se lui ha detto che non è vero, non è vero. Ciccio, aspetta, allontanati un po' dalla telecamera, allontana, allontana. Allora, eccoci qua. Perché sennò ti Bene, guardavo, ti vedevo solo il naso. bene. Ho detto, ma comunque Seba, se ha detto così è vero, dai, crediamogli, non lo fa Sì, che incazzare perché sennò. c'era l'acqua, tu dici. Pensate. Che si dice in Cina? Tutto a posto, amico mio. Ma Qua quando riprendete, fa? dovrebbe iniziare a fine giugno. Fine Giampiero è giugno. carico? È carico Giampiero? Alla grande, ti Ogni giuro. tanto mi Beh, scrive. Mi scrive beh, ogni beh. tanto, eh. Oh, No, ma molto bene. Giampiero, Giampiero è bravo, Giampiero è forte forte. Ricordati, a Siena 16 anni fa, te lo dico sempre a tutti, 16 anni fa lui ci ha allenato a Siena, no? Io vedo i lavori che fanno adesso nelle squadre, e lo dico a tutti, li faceva lui a Siena 2005-2006. Lui ha pagato un po' negli anni, ha pagato un po' di cattiva pubblicità, di quelle cose lì, però ti dico che come Sono d'accordo. preparatore è molto molto Sono bravo, d'accordo. preparato. Cioè adesso tutti fanno salto intensità, no?
Ma lui, io ti dico, quell'alta intensità che faceva lui, cioè non esiste, cioè lui alta intensità veramente, cioè quella era alta intensità proprio 100%, ma cioè, mamma mia, tu te le devi fatti da Enrico Chiesa, io, Enrico, Tudor, che eravamo quell'anno lì, mamma mia! Abbiamo smesso tutti, perché dovevi volare, cioè volavi, perché in campo eri un animale. Ma durante l'allenamento era una cosa... Lo so, però è solo una questione di adattamento. Infatti noi anche qui, Ciccio, noi comunque manteniamo uno standard europeo. Comunque i nostri giocatori hanno le statistiche come... Cioè, nel senso, ci alleniamo come in Europa, quindi si corre. Ma se non corri, che cacchio c'è, va a fare un altro sport? Se non corri non può fare, cioè, se non corri non può giocare a calcio. Cioè, guarda l'Atalanta come vola, quando sento dire se non corri a calcio non si può giocare. Cioè, bravo Ciccio, bravo. Calcio non cambia niente, bisogna volare. Infatti, senti, ma voi, Fabio, ma voi come giocate? 4-3-3? Tu come giochi? Allora, noi l'anno scorso giocavamo 4-3-3, poi purtroppo io ho avuto il terzino sinistro, ne avevo due. Uno la società l'ha dovuto vendere. E l'altro che si è avuto un infortunio al tendine. Uh-huh. E ho cercato di trovare un po' qualche sostituto, ma alla fine ho dovuto passare alla difesa perché c'avevo solo tre centrali. Ho iniziato a giocare con la difesa a tre. Uh-huh. E l'anno scorso abbiamo fatto il 3-5-2, però sì, a me mi piace più il 4-3-3 alla fine. 4-3-3, mi dicevano che te sei più da 4-3-3. Però... Ma 4-3-3, i due davanti e piedi invertiti? A destra c'avevo un ragazzo che non era a destro su destro, quindi non era piede invertito. Ma io penso che ho capito, soprattutto l'anno scorso, Ciccio, che il sistema di gioco è importante, è fondamentale. Però poi ci sono delle situazioni dove tu non puoi controllare, quindi che fai? Affondi? No, devi trovare altre situazioni. Fortunatamente l'anno scorso le abbiamo trovate e abbiamo vinto il campionato. No, lo so, ho seguito un po', sentivo cose. E senti, quindi dovresti iniziare a luglio? Quando dovresti iniziare? Giugno. E la Coppa d'Asia? C'è la Coppa d'Asia pure? Che c'è? La Coppa, quella là, tipo Coppa d'Asia? Abbiamo la Champions League Asiatica. Liga Asiatica. Quella ancora non si sa quando inizia. Quello ancora non si sa. E di giocatori europei chi c'hai, diciamo, di giocatori europei? C'ho quasi tutti, sono tutti brasiliani i giocatori, solo un coreano e poi c'ho tutti brasiliani. Ma giocavano qualcuno, giocava in Europa? Paulinho. Ah, quello là, Paulinho. Quello fu un animale. Fortissimo. Un animale, mamma mia, animale. Ma lui quanti anni ha? Adesso Paolo inizia a essere un 30... 32 inizia a avere 32 inizia e avere. Tu dove lo fai giocare? Interno a centrocampo. Destro, lui piace più a sinistra. Ho visto che poi c'è un gran calcio, lui vede, minchia, c'è una bomba. No, ma io l'anno scorso ho fatto un vestito addosso, l'anno scorso ho fatto 20 gol da centrocampista. Tra Champions League, praticamente lui l'anno scorso faceva l'attaccante. Sì, ho visto un po' di cose. No, mi è piaciuto. Io quando vedevo quelle partite lì in Cina, mamma mia, era impressionante. Ciccio, la gente pensa che sia un calcio, capito? Non si può paragonare al calcio europeo. Però ti dico, sta crescendo molto. E tanti giocatori fanno l'errore di venire qui e pensare di poter, capito, non allenarsi in tranquillità. E invece fanno l'errore. E io ho anche Talisca, che è un giocatore, secondo me... Cioè, un giocatore che voleva il Manchester United, io l'ho portato qua.